Siamo a Pescara, è una bella giornata di sole, vi chiedo scusa per gli occhiali da sole, ma gli altri li ho lasciati da qualche parte. E volevo ribadire che siamo davanti al mercato coperto che chiuderà alle 14 come tutti i giorni, che chiuderà domani alle 14 come tutti i giorni, ma come tutti gli altri esercizi che vendono alimentari rimarrà chiuso ovviamente domenica di Pasqua e lunedì di Pasqua. Questo vale per tutti i negozi, un provvedimento che è stato inserito nelle precedenti ordinanze, lo abbiamo detto più volte, però lo ripetiamo perché siamo ormai alla vigilia di quella che sarà una Pasqua sicuramente insolita. Qui siamo al mercato coperto di Porta Nuova a Pescara, che in questi giorni è stato aperto, anche se forse non tutti lo sanno. Sono mercati considerati stabili, quindi non sono mercati rionali e quindi potevano rimanere aperti. Sono piuttosto tranquilli, non ci si vedono tante file come invece si vedono davanti ad altri negozi, ma questo mercato, come quello di Centrale, come tutti gli altri negozi, ripeto, rimarranno chiusi domenica e lunedì di Pasqua per poi riprendere il corso ormai regolare di quest'ultimo periodo, e cioè riaprire da martedì in poi con gli orari consueti, quello per il mercato e quello delle 14, per gli altri negozi tutta la giornata con i vari orari differenziati. Ricordo ancora una volta, per l'ennesima volta, da oggi non si cammina, non si passeggia, non si va sulla riviera, non si va sul ponte del mare, non si va sulla strada parco, non si va in bicicletta, non si va nel velocipede, come recita l'ordinanza, non si va in monopattino, si va unicamente e solamente a fare la spesa o in farmacia o a portare a spasso il cane o per qualsiasi altra ragione che sia ritenuta assolutamente valida, ma da domani, che tra l'altro i negozi saranno anche chiusi poi, no? Anzi, da domenica e lunedì, venuta meno anche quella esigenza, toccherà stare a casa, come sappiamo, almeno fino al 3 maggio, poi si vedrà cosa succede. Ieri proprio un'ordinanza del Presidente della Regione Marsilio ha unificato in qualche modo le ordinanze dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, diciamo, ribadendo questi divieti con la chiusura dei parchi, con la chiusura dei cimiteri, con tutto quello che già sappiamo, e con anche l'obbligo, diciamo, di portare qualcosa che ci tuteli, che difenda noi e gli altri. In questo caso si chiama mascherina, ormai mi pare di vedere in giro che ce l'hanno tutti, quelli che non ce l'hanno se la sono in qualche modo fabbricata, quindi si cominciano anche a ritrovare nei negozi e nelle farmacie, anche se poi alcune sono dispositivi, come dire, professionali dal punto di vista sanitario, altri meno, ma insomma comunque una forma di tutela la rappresenta questa mascherina. Che cosa c'è da dire ancora? Che ci sono tutte le liturgie legate alla Settimana Santa. Noi Rete 8 ne stiamo comunque dando ampia visibilità, per esempio oggi alle 15, vi ricordo che c'è proprio da Pescara, dalla Cattedrale di San Cetteo, dalla quale ci siamo collegati ieri sera, c'è la Veglia Pasquale, mentre vi dico anche che domani alle 20, anzi domani alle 20 c'è la Veglia Pasquale, oggi invece c'è l'Adorazione della Croce alle 15 da Pescara, mentre a Chieti alle 18 Monsignor Forte andrà in processione simbolica da solo con un crocefisso. Naturalmente poi c'è la Domenica di Pasqua con la messa delle 10 da Pescara e da Chieti nelle 10:30. Tutte liturgie che sono comunque coperte da Rete 8, sia sul canale 10 che sul canale 11. Il riepilogo dei casi lo accenno brevemente perché, come ben sappiamo, ormai è fermo naturalmente al numero già detto ieri, il nuovo bollettino si avrà solamente nel pomeriggio. Sono 72, erano fino a ieri 72 i nuovi casi positivi su 981 tamponi effettuati, 306 terapia non intensiva, 57 terapia intensiva, 1203 isolamento domiciliare, 194 i decessi. Sostanzialmente, lo ha detto anche oggi il Presidente Marsilio in conferenza stampa, una tenuta dei nuovi contagi, se così si può dire, in questa settimana. Marsilio ha anche sottolineato come l'Abruzzo figuri fra una delle regioni i cui abitanti, diciamo, rispettano di più le norme che ci sono. Quindi siamo a quanto pare particolarmente attenti e evidentemente anche
responsabili rispetto a quello che facciamo. Certo, i casi eccezionali li abbiamo in Abruzzo come in altre parti d'Italia, ma direi che in linea generale nessuno di noi forse si aspettava che gli italiani fossero, permettetemi anche di dirlo, così bravi dallo stare a casa, dal non abbracciarsi, dal non gesticolare, dal non stare insomma stretti e vicini come siamo abituati a fare. Lo rifaremo, si spera che tutto questo finisca presto, ma intanto continuiamo così che ce la faremo.